In occasione delle celebrazioni verdiane abbiamo messo in mostra i documenti che conserviamo su Verdi, in particolare queste lettere, ma anche la medaglia che è stata coniata per commemorare il giubileo artistico di Giuseppe Verdi nel 1889, ricorrevano appunto i 50 anni dalla prima opera L'Uberto, l'unica testimonianza di riconoscimento e di festa che Verdi, molto schivo, accettò, perché altri festeggiamenti ben più pomposi erano stati organizzati dall'amministrazione comunale, ma Verdi non volle assolutamente che ciò avvenisse. La scelta di Genova come città in cui risiedere fu dettata molto probabilmente anche dalla vicinanza con i suoi interessi, con le sue terre natali. Infatti la stessa Giuseppina Streponi avrebbe preferito Napoli. L'accoglienza dei genovesi fu da subito diffidente e questa diffidenza finalmente venne accantonata quando il 15 aprile del 1843 venne accolto con entusiasmo il Nabucco rappresentato al Teatro Carlo Felice. Verdi trascorrerà a Genova, come abbiamo detto, tantissimo tempo, in particolare si stabilirà definitivamente in Palazzo Sauli in Carignano nel 1867, per il periodo diciamo invernale, e poi dal 1874 a Palazzo del Principe a Fassolo. E 1867 la data coincide anche con il conferimento della cittadinanza onoraria genovese a Giuseppe Verdi. Queste che vedete qui non sono le uniche testimonianze, lettere genovesi di Verdi, perché nella nostra città ce ne sono tantissime. Lo stesso archivio storico del comune ha una cospicua parte, la sezione della biblioteca Berio ha tutta la corrispondenza di Verdi con Mariani, che è stato anch'esso non solo amico di Verdi ma per lunghi anni direttore del Carlo Felice, e la biblioteca universitaria. In questo leggio i documenti verdiani, una selezione di documenti verdiani conservati presso l'Istituto Mazziniano nell'archivio. E qui c'è in particolare questa lettera indirizzata all'amico fraterno Giuseppe De Amicis, con anche il tondo con la foto di De Amicis. Il bicentenario ha dato l'opportunità, grazie al Comitato per i festeggiamenti della Presidenza del Consiglio, di pubblicare e raccogliere in un unico volume, accompagnato da un CD con tutti gli originali di questi documenti, che verrà presentato mercoledì 20 novembre alle ore 17 qui al Museo del Risorgimento, e quindi vi invitiamo numerosi a partecipare.